Il web 2.0 è sempre più rilevante dal punto di vista turistico perché abbiamo una percentuale ormai altissima di turisti che prenotano sul web e la quasi totalità che recupera informazioni sui siti. La reputazione di una località come di un albergo è sempre più rilevante, TripAdvisor per primo, ma abbiamo censito qualche centinaio di blog e di forum dove si dialoga di turismo che influenzano le scelte sul turista. Ecco che quindi nasce la volontà di intervenire in tutti questi blog e in questi forum per potenziare l'attività già portata avanti in questi anni con il portale unico, che è sicuramente un ottimo risultato che è stato conseguito, e le attività che già si sono svolte su Facebook e su altri canali come YouTube da tutti i vari operatori del settore. Racconteremo le prime informazioni che abbiamo inserito riguardano per esempio le scalette, per cui ecco le scalette attorno a Bergamo, che diventa una bella esperienza per fruire della città in modo diverso, oltre ovviamente a presentare tutti i principali punti di attrazione, quelli storico-artistici e tutto quant'altro, e quelli culturali che caratterizzano fortemente il nostro territorio. Sono già attive le pagine e quindi vengono definite come Bergamo Insider, per cui Bergamo Insider sarà la blogger che vaga per la città, scova esperienze e spunti particolari, e quindi queste verranno poi scoperte da tutti i vari turisti. Si può anche interagire, una persona può magari segnalare attrattive di Bergamo. Assolutamente sì, perché il tema proprio del 2.0 è quello che è attivo uno scambio. Colgo l'occasione per ringraziare, ci sono alcune persone appassionate di Bergamo che già inseriscono delle informazioni bellissime sulla nostra città online. Passaparola è lo strumento, che è un progetto in Fieri che si sta implementando, che avrà proprio questo scopo, quello di una interlocuzione online, no? Ma anche fisica, con gli ambasciatori dell'Italia che sono all'estero.